Bella a tutti ragazzi, oggi faremo l'unboxing di un kit di sopravvivenza. Il kit di sopravvivenza è questo, si chiama Trashing Kit, Survival Kit. E abbiamo questa fantastica busta che è veramente molto bella e utile, perché potete riporci delle cose magari. Prima cosa, coperte termiche, cioè scusa, coperte che riflettono il calore corporeo, quindi ve li mettete addosso e se nel caso in cui uno va in ipotermia, queste qua potrebbero salvargli la vita. Togliamo la coperta e apriamo questo fantastico kit. Allora, il kit è questo. Qua c'è un bellissimo moschettone che si può mettere anche qua. Sono utili questi. Allora, 1, 2, 3, 4. Andiamo ad aprire. Prima cosa, braccialetto con la bussola, normalissimo, bellissimo, con questa cosa qua che se la sfreghi diventa tipo un acciaio buono, utile. Poi questa torcia militare, utile, promossa. Questa lenza da pesca che contiene la lenza, un amo e un'esca finta. Con l'amo state attenti, non usateli mai. Perfetto, poi un laccetto per la bottiglia. Chiudete, mettete così, chiudete di nuovo, chiudete questa parte qua e siete a posto. Avanti, poi questo moschettone che ci specifica che non è adatto per l'arrampicata. Ok, si vede. Non è adatto, però è veramente fatto bene con qua. Perfetto, promosso. Poi questa cosa qua serve per tagliare gli alberi, se non si ha un seghetto. Si prende da questa parte qua e si fa così. Poi questa qua è una carta in metallo con lavatappi, seghetto, tappa bottiglie. È una cordicina utile. Qua c'è un acciaino che non vi faccio vedere acceso perché potrebbe... Stavo dicendo, un acciaino, si fa così, forte però, escono le scintille e le serpaglie si accendono. Se non avete per esempio un accendino oppure un fiammifero, andate in campeggio, usate questo, fate così, tac, e tramite questa lastra qua che è in magnesio, con lo sfregamento del ferro, avviene tutta la reazione che fa le scintille. Promosso. È anche utile. Una penna carina, buonissima, perfetto, militare, tutto militare, perché... E poi qua c'è lo spaccavetri, fate così, è rotto e siete salvi. Un fischietto e basta, non c'è più niente. Perfetto, questo kit mi ha soddisfatto veramente tanto, perché sono degli arnesi abbastanza professionali, non è che mo che qualità è, però non è neanche una brutta qualità, anzi, li ho promossi a pieni voti, gli do un bel 8-8, dai 8, non possiamo essere più tirchi di così, perché sono degli arnesi veramente belli, se nel caso in cui uno, per esempio, è in situazioni che ci auguriamo non avvengano mai, si trova in una foresta, usa questi e potrebbe sopravvivere per qualche giorno. Fatemi sapere se vi è piaciuto, noi vi lasciamo il link in descrizione, iscrivetevi al canale, spolliciate, cliccate la campanellina e commentate per darci un consiglio su cosa potremmo fare la prossima volta. Ragazzi, forse prima di marzo verrà un unboxing, però non vi dico nient'altro, non so neanche se si fa un piccolo
piccolo unboxing, forse uno o due pacchi. E niente, ciao ciao!